Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana. Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna. Oggi è martedì, ci avviciniamo a piccoli passi per il momento alla sfida di sabato contro la SPAL in casa della SPAL, quindi allo stadio di Ferrara, alle ore 14. Il Parma sarà impegnato in quello che non è un testa coda, perché il Parma non è in testa, però la SPAL è molto molto vicina ad essere la coda di questo campionato. Palla in tribuna. Insomma, questa è la situazione, positiva, rosea. Adesso vediamo come la sta vivendo, con quali prospettive, come la vede il nostro primo ospite, Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni. Ciao Alberto, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori, tutti i tifosi del Parma, quelli passionali e quelli critici. Eh sì, perché insomma dai, secondo me quelli è stato... critici, Alberto, sì. Tacciono, No, però ha ragione. Cioè, però Gianni, adesso non vogliamo. Cioè, sì. Voglio dire, credo che poi tutti, alla fine, al di là della rabbia, le critiche al Parma le rivolgano in maniera costruttiva. Certo, a volte ci si è anche potuti far prendere un po' dallo scoramento dopo certe partite, soprattutto nel girone d'andata. Però erano critiche per amore. Ecco, quindi penso che siano solo tutti che contenti di questa situazione, sperando che continui. Insomma, c'è da aspettare un po', una squadra così, un anno e mezzo abbondante, però forse adesso la quadratura è stata trovata. Basterà per il grande salto? Punto di domanda. Ma è una domanda sempre molto difficile, io potrei rispondere, la prima risposta, non lo so, la seconda, naturalmente quella un po' più giornalistica, potrebbe anche bastare, perché se analizziamo il Parma, naturalmente sappiamo che nel calcio c'è l'imponderabile, ma se analizziamo da un punto di vista logico, dopo il rovescio di Bari, anche se il Parma ha perso con il Cosenza, ha perso con l'Ascoli, il Pisa, il Como, che non sono certo dei grandi squadroni, il Parma ha cambiato un po' qualcosa. Tutti si attendevano un cambio in meglio, il poter disporre della rosa, ma io credo che il Parma abbia cambiato qualcosa, un gioco anche diverso, anche se non è stato sottolineato da molti. Un Parma più verticale, sì. Un Parma che ha fatto di necessità virtù, soprattutto mancando un vero centravanti, uno stoccatore capace di essere padrone dell'area avversaria, e si è inventato, naturalmente mutuandolo anche da qualche altro santone del calcio, che il centravanti migliora a volte lo spazio, come diceva appunto Guardiola, e Pecchia ha capito che poteva benissimo non schierare nessuno in avanti, lasciare nominalmente Vasquez, che tutti dicono che è un falso 9, un centravanti di manovra, ma molte volte lo vediamo decentrato, e alle spalle anche del trequartista, che nelle ultime partite era stato Somme, e alle spalle anche di Bene che taglia dentro. È cambiato, secondo me, Alberto, anche ci sono più movimenti, questo bisogna dirlo, perché se andiamo a vedere le partite del girone d'andata, c'erano i due esterni, sì, che a piede invertito facevano il loro gioco e cercavano di rientrare, cercavano il tiro che più delle volte veniva ribattuto. Il pallone buttato dentro con il solo inglese o chi per esso a combattere con 3-4 difensori agguerriti, e nulla di più. Questo era il canovaccio tattico e offensivo del Parma, un po' poco, c'era un gran possesso palla, quel tiki che ti tocca a volte infastidiva, un po' stucchevole, dobbiamo ammetterlo, ma è cambiato qualcosa, perché adesso si riempie l'area meglio, perché vediamo che bene che sa fare benissimo i tagli che prima non conosceva. Tutti diciamo che non era una prima punta, lui è una punta esterna che sa fare la prima punta all'occorrenza, e anche Mann rientra un po' meglio, infatti in occasione del secondo gol di domenica erano in area tutti e due, Bene che è più decentrato, e Mann era centrale, era lui il centravanti di fatto che ha colpito il pallone sulla traversa, quindi qualcosa di lavoro c'è stato. Quindi non un Parma migliore, ma un Parma diverso, che però nello stesso tempo è diventato migliore. Questa è un po' la lettura logica che fa ben sperare per il futuro. Se continua così, se escludiamo il secondo tempo con il Benevento e la partita con il Modena, tanto per citare le ultime partite, il Parma ha sempre giocato delle buone gare. Ma perché contro queste due squadre era in difficoltà?
una cosa molto semplice: quelle due squadre hanno giocato per tutta la partita il Modena a uomo contro uomo, e il Parma soffre i duelli, soffre le transizioni e soffre le seconde palle quando non ci sono spazi in mezzo al campo. E anche il Benevento di quel vecchio Marfino di Agostinelli ha fatto la stessa cosa nel secondo tempo. Il Parma, quando è libero di giocare come Gastaldello ha lasciato fare al Parma in tutta la partita, è un Parma che ha qualcosa in più rispetto agli altri. Mi sembra anzi, poi tu sei anche allenato, hai anche in tasca il patentino d'allenatore, quindi è sempre interessante sentire le tue disamine. E porrei l'accento appunto sulla figura di Benedicciak, al di là della doppietta, che comunque non è certo casuale, quello che hai detto mi sembra del tutto calzante. Mi pare che sia lui poi, il suo modo di giocare, insomma, che ha dato un po' una certa parte, cioè una buona percentuale di questa sterzata. Mi sembra sia da attribuire anche a lui, perché comunque entra spesso in area. Cioè, adesso abbiamo dei giocatori che l'area la occupano. Sì, la occupano, però non partono con le spalle girate alla partono con la faccia che guarda. La vanno ad occupare, come esprimo meglio, la vanno ad occupare. Ed è un particolare non banale questo, ma questo anche per merito di Vázquez, questo bisogna sottolinearlo, perché Vázquez porta in giro, lui non era una mezzala, quando ha giocato mezzala fatica, perché lui podisticamente non è né uno scattista, neanche un mezzofondista, dal punto di vista atletico ha qualche limite, però tecnicamente è il migliore in assoluto di tutta la Serie B, però è bravo anche tatticamente, perché lui, se tu vedi nelle ultime partite, lui lo vedi anche decentrato sulla sinistra, proprio nel momento in cui è bene che taglia dentro, e questo è molto importante, il movimento, lui non dà riferimenti ai due centrali, che quindi sono molto in difficoltà, perché i centrali da quando si marca zona, se non hai un riferimento con qualche attaccante che gioca spalle alle porte, sono sempre molto in difficoltà, perché vengono presi di infilata, e infatti sulla punizione del gol di Benny, che è stato preso proprio di infilata su palla ferma, quindi cosa abbastanza difficile da subire, però è così, perché il Parma fa dei buoni movimenti che nel giorno d'andata non faceva assolutamente, questo bisogna ricordarlo. Io ho visto qualche partita vecchia, il Parma era veramente troppo scolastico, troppo accademico in quel tentativo di gioco propositivo, quella bellezza che nel calcio di Serie B serve fino a un certo punto, ma è bello anche vedere il gol che ha fatto bene, perché è stato un taglio perfetto, è bello vedere la squadra che si sa muovere, questo è molto importante. Sì, si muove davvero bene. Beh, insomma, Sava Sandir, che anche il fatto di avere a disposizione praticamente tutta la rosa, beh, lasciamo stare il lungo De Gente Valenti, ha aiutato, questo aiuta, ma è giusto che sia così, nel senso, questo è il Parma, è stato costruito per essere questo. Sì, indubbiamente altri non hanno la rosa che ha il Parma, né come numero né come anche qualità, perché questo non bisogna tacerlo, però a volte con le figurine, come era già successo negli altri anni, non si riesce a far niente. La mano dell'allenatore c'è stata, ma è stato positivo il fatto che picchia un po', non dico tradito se stesso, ha capito che il calcio che praticava prima necessitava di qualche variante, questo è molto importante, lui l'ha capito, anche se è stato molto ironico dicendo siamo arrivati al vero Parma adesso, molti ridevano, però lui ha lavorato bene, questo è molto importante. È ovvio, quando hai a disposizione tanti giocatori e soprattutto hai tanti cambi anche durante la partita, puoi cercare sempre di cambiarla la partita. Contro il Benevento aveva sbagliato anticipando forse un po' troppo i tre cambi, ma questo naturalmente l'hanno sottolineato tutti, però lui giustamente vuole sempre tenere sulla corda tutti quei giocatori su cui punta e che saranno importanti per questo rush finale, perché sarà veramente importante riuscire a battere quelle squadre che il Parma non ha mai battuto, che sono il Bari e il Tirol, sono due squadre rognosissime che il Parma o in semifinale o in finale potrebbe sempre avere. Il Cagliari è sempre un incognito, perché è una squadra forte, però un po' troppo presuntuosa in certi momenti, proprio perché c'ha il rango dei suoi giocatori, del suo allenatore, e però tutte le altre che entreranno nei play-off, che a questo punto non si sa i quali, sono tutti inferiori al Parma, ma il vero ostacolo credo che siano Bari e su Tirol, due squadre molto rognose che il Parma dovrà cercare di superare, non certo giocando come ha fatto durante le due gare d'andata e di ritorno, sia con il Bari che una pareggiata, una persa, sia con il Tirol una persa, una pareggiata. Deve cambiare qualcosa, perché io credo che lì si decide il futuro del Parma. Assolutamente. Poi parleremo anche di avversari in playoff. Prima, Gianni Barone, parliamo di singoli. Questo man come lo stai vedendo?
domenica mi è parso che insomma abbia ancora qualche cosa nelle sue corde, un po' di egoismo di troppo, però adesso non voglio crocifiggerlo per questo, per carità, ma il giocatore come ti sembra? Perché davvero gli abbiamo visto passare delle fasi in questi 3 anni come dal giorno alla notte, lui è insomma sempre un po' sulle montagne russe anche lui, Sì, c'era forse un po' troppa presunzione, naturalmente il fatto che sia un giocatore dotato tecnicamente gli dava l'agio di poter fare qualsiasi cosa, ma contro avversari che ti affrontano con grinta e determinazione è sempre molto difficile anche fare dell'accademia e soprattutto essere bravi tecnicamente. Io lo vedo un po' intimidito adesso, forse un po' le critiche, fa qualcosa ma potrebbe fare di più, perché però il fatto, come ti dicevo in apertura del mio intervento, che si è fatto trovare in area quasi come un centravanti, cosa che non era mai capitata nel corso di tutto il campionato, vuol dire che anche qualcosa dal punto di vista tattico o di tattica di reparto ha assimilato. È un giocatore, a giocatore non basta essere bravo tecnicamente, perché altrimenti si fanno i palleggi e basta e si va a fare il circo, però il giocatore forte, se è bravo tecnicamente, deve essere anche bravo nei movimenti, quindi anche tatticamente intelligente, e credo che Picchia qualcosa stia instillando in questo giocatore, anche se lo vedo ancora un po' frenato, un po' intimidito, forse perché conscio di aver deluso un po' per gran parte del campionato. Questo è anche un dato dal punto di vista psicologico, lui si sente un po' sempre un po' sotto esame. Sì, questo è vero, sono d'accordo, sì, questo, su questo sono pienamente d'accordo con te, magari un po' la soffre anche, non so. Gianni, la SPAL invece che squadra, cioè che partita ci attende a Ferrara? Ma la SPAL è una squadra che ha un andamento un po' altalenante, ma è una squadra che cambiando 3 allenatori, ovviamente che adesso vive un po' sulla forza di alcuni singoli. Sono venuti fuori, soprattutto nell'ultima gestione Oddo, alcuni giocatori nuovi che non conoscevamo, tipo questo Contigliano che è un 2004, Prati che è un 2003, giocano a centrocampo, questi due giocatori che hanno fatto un po' le scarpe ai vari Zanellato, ai vari Balsania. Quindi sono giocatori che qualcosa di nuovo possono dare a questa squadra. In avanti c'è un po' di confusione, perché la Mantia e Moncini non hanno reso, anche se Moncini di gol ne ha fatti, credo, sì. 7-8, però non hanno reso come forse si pensava. Rabbi e Rauti sono due giovani che ancora devono esprimersi al meglio, anche se Rabbi credo che abbia segnato 2 gol e Rauti ancora neanche uno. Però diciamo che la SPAL si gioca tutto contro il Parma, e il Parma ha il dovere soprattutto di non farsi attaccare a uomo contro uomo. Ma io penso che Oddo non abbia questo credo nel dare l'atteggiamento alla sua squadra, quindi Parma potrebbe spuntarla, però non è una gara facile, questo bisogna sottolineare. No, assolutamente, anche perché l'abbiamo detto, SPAL con l'acqua alla gola, io anche per la classifica che ha 35 punti, ne ha già 3 in meno del Brescia, quarto ultimo, insomma è messa molto molto male, la vedo veramente con un piede e un dito in Serie C al momento. Sì, indubbiamente sì. Adesso non ho visto tutti gli incroci della zona salvezza, però così insomma. Sì, ma anche lì un terno all'otto, perché possono essere coinvolte ancora tante altre squadre, perché ancora diciamo che c'è il Cittadella, c'è il Perugia, che potrebbe, il Cosenza, potrebbero essere risucchiate tante squadre giù, perché tranne quelle che lotteranno per i playoff, tutte le altre che hanno il distacco e che non hanno la possibilità di arrivare nei playoff possono, naturalmente commettendo qualche passo falso o addirittura 2, essere risucchiati dietro, anche se naturalmente per la spalle e per il Benevento che urge proprio vincerle tutte e due le partite, non è facile. Eh sì, assolutamente così. Gianni Barone, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo sempre su queste frequenze con te nelle prossime settimane, anche perché insomma qui l'anno scorso avevamo già chiuso i battenti ad oggi palla in tribuna, quest'anno il Parma ci consente se non altro di andare avanti ancora un po', vedremo quanto, ma almeno fino alla fine del campionato ci siamo, l'anno scorso finiva molto prima. Ciao Gianni, grazie mille. Grazie a te Alberto, ci risentiamo pure per i playoff, che sarà assolutamente molto interessante discutere di queste cose. Assolutamente. Grazie, un saluto a tuoi radioascoltatori. Ciao Alberto. Ciao Gianni, grazie.